Coach, abbiamo visto la miglior Dinamo o la vera Dinamo a partire dal secondo quarto, dopo una partenza decisamente soft, con pochi falli, poca intensità difensiva e tanti errori al tiro. Ma sicuramente abbiamo iniziato un primo quarto dormiente, tranne un po' Marchis che ha messo un po' di pressione su Lakovic e gli ha tolto, penso, un po' di sicurezza. Di tutto per il resto sembrava una partita da torneo estivo, non so quando è stato fatto il primo fallo da noi, ma penso che neanche all'ottavo, e penso che anche Avellino non è che ne ha fatti molti di più. Sembrava una partita un po' strana, un po' in questo. Logico, noi il secondo quarto abbiamo un po' aumentato l'intensità, siamo riusciti a rubare qualche pallone, poi siamo riusciti ad andare in campo aperto ed è quello che poi ci riesce meglio. C'è stata anche la risposta a chi definisce il gioco di Sassari solo run and gun. Questa sera non c'è stato tanto gun, c'è stato tanto run e siete riusciti a far girare soprattutto egregiamente il pallone. Beh, sicuramente non l'abbiamo ancora fatto attivamente perché poi alla fine del terzo quarto ci siamo intestarditi a tenere la palla in un quarto e quando siamo così siamo molto prevedibili sotto questo aspetto. Se riusciamo ad avere la forza di riuscire a ribaltare e a giocare da tutti e due lati, specialmente con due giocatori che sanno giocare il pick and roll bene, perché abbiamo due playmaker e anche Drake, possono creare delle soluzioni. Però ogni tanto pensiamo sempre di farla facile. Quando riusciremo a trovare questo bilanciamento da capire quando bisogna tirare dopo uno o due passaggi e quando bisogna ribaltarlo una o due volte, probabilmente faremo ancora un passo avanti. Coach, innanzitutto devo farle i complimenti per, come dire, l'atteggiamento e la signorilità con la quale lei e Sassari arrivano su tutti i campi. Al di là di questo, avete dimostrato di poter vincere anche con la difesa a questo punto. Arrivavate con 103 punti segnati nelle ultime tre e avete vinto a 75. Lo stesso Green ha detto: non conta, l'importante è vincere perché abbiamo tenuto Avellino a 68. Sì, beh, sicuramente per giocare fuori casa e una squadra nostra non tirando bene da 3 punti, mi sembra che abbiamo fatto 6 canestri da 3, non tutto. Però siamo stati molto reattivi nella difesa e ci ha permesso appunto di avere questo step. È logico che bisognerebbe avere la possibilità di saper vincere in tutti e due modi. L'abbiamo dimostrato che quando siamo in attacco siamo molto molto produttivi e anche belli. Adesso ogni tanto dovremmo essere anche un pochettino sporchi e qualche volta siamo stati sporchi ma redditizi in questo. È logico che il passo avanti passa attraverso questo, senza togliere il nostro modo di essere, che è quello che ci ha permesso di arrivare a questo livello.